lattine, bottiglie di birra e cartoni di pizza, piatti e posate di plastica, fusti di detersivi, cassette di polistirolo, buste di plastica, fazzolettini, persino pannolini sporchi, indumenti laceri e componenti arrugginite di frigoriferi. Non siamo andati a frugare all'interno di un cassonetto, ma a fare un giro di perlustrazione al lungomare di Levante e di Ponente per constatare come si presentano le nostre spiagge all'inizio della bella stagione. E il risultato è stato tutt'altro che confortante. Difficile persino passeggiare agevolmente, perché costretti ad un continuo slalom tra maleodoranti escrementi sparsi qua e là sui marciapiedi del lungomare. Questo è il panorama che si presenta agli occhi dei primi bagnanti. L'assessore all'ambiente Brancato ci ha rassicurati. Il servizio di pulizia e disinfezione dei litorali verrà espletato anche quest'anno, giusta delibera di giunta numero 61 del 29 aprile del 2009, dalla ditta Innova Ambiente Puglia, che provvederà anche al posizionamento dei bidoni sulle spiagge. I tempi? In linea con la scorsa stagione estiva, entro la metà di giugno. A risultati migliori, ha ribadito l'assessore, si addiverrà quando nel prossimo futuro, non meglio precisato, la pulizia delle spiagge sarà compresa nella gestione del servizio di igiene urbana e complementari. Allo stato attuale non è possibile nemmeno conoscere lo stato di salute del nostro mare. I risultati delle analisi dei prelievi effettuati dall'ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, perverranno non prima di giugno. In controtendenza con l'aumento delle bandiere blu in Puglia, salita a quota 7, a Giovinazzo manca davvero molto per fregiarsi di questo ambito vessillo, che richiederebbe la collaborazione sinergica di più di un assessorato. Vero è che la valutazione richiesta dalla FEE, Fondazione per l'Educazione Ambientale, non si basa solo sulla pulizia del mare, ma anche sulle misure adottate a favore del turismo sostenibile e dell'educazione ambientale. Dagli impianti di depurazione allo smaltimento dei rifiuti, dalle aree pedonali alle piste ciclabili e alle aree verdi, ed ancora servizi e misure di sicurezza, cura dell'arredo urbano e delle spiagge, possibilità di accesso al mare anche per i disabili. Ma è amaro constatare come i giovinazzesi abbiano una scarsa sensibilità ambientale. Siamo persuasi che nessuna iniziativa di pulizia promossa dall'amministrazione sarà mai risolutoria del problema se i cittadini continueranno ad utilizzare le spiagge come una discarica a cielo aperto dove gettare impunemente qualsiasi tipo di rifiuto. La pulizia delle spiagge, ha proseguito Brancato, non è una questione solo estetica, ma anche igienica. Ci permettiamo di aggiungere che è anche una questione turistica. Spiagge e mare puliti costituiscono un accattivante biglietto da visita per il turismo a Giovinazzo. E allora rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo per restituire alle nostre coste il loro originario splendore, ma soprattutto educhiamo le nostre coscienze al rispetto dell'ambiente. Chissà che anche Giovinazzo, in un futuro magari non troppo lontano, possa figurare nell'elenco dei comuni premiati con la bandiera blu.